Ciao a tutti draghi, io sono Etherion e vi do il benvenuto in questo nuovo video. Ora, dal titolo avete già visto che si tratta di una build di Necros Prime, una build da tank di Necros per l'esattezza. Quindi non perdiamoci ulteriormente in chiacchiere e andiamo a vedere per l'appunto come funziona questo Warframe e come funziona nello specifico la sua build da tank, secondo me. Chiaramente. Vi ricordo che io non sono un guru di Warframe, non ho la verità esatta, queste sono le mie umili build. Se vi piacciono bene, se non vi piacciono, accetto consigli, chiaramente. Cominciamo guardando le sue abilità. La passiva di Necros ci fa guadagnare 5 di salute per ogni nemico ucciso entro 10 metri. Questa abilità sinergizza molto bene con Desecrate. Il Soul Punch da un pugno fa danno, stunna leggermente il bersaglio colpito. In teoria, secondo i consigli che danno, sarebbe l'idea colpire i bersagli ad alta priorità, quindi immagino quelli molto dankosi come i Nox per stunnarli, no? In definitiva il Soul Punch non si usa molto su Necros. Il Terrify invece è un'altra bella abilità di Necros per la sua riduzione armatura, che in questo momento è al 44% grazie alle mod. Non è il massimo, può salire ancora un po' perché non ho una mod al massimo, però va bene così, insomma, 44% non è male per 31 secondi e 88. Il Desecrate è l'abilità di punta di questo Warframe, che ci permette essenzialmente di dissacrare i cadaveri attorno a noi, le unità uccise, tutte intorno a noi, perdendo 10 di energia ogni nemico ucciso. Chiaramente, qui vedete scritto 0 perché abbiamo messo una mod, appunto il Despoil, che invece di toglierci energia ci toglie salute. Questo, appunto, vi dicevo prima, sinergizza con la passiva. Uccidiamo nemici, perdiamo vita, ma li prendiamo uccidendo nemici. Inoltre, i cadaveri sacrati rilasciano ulteriori risorse, tra cui energia e sfere di salute, per cui non è un problema la vita, ecco. E infine arriviamo alla sua ultima abilità, Shadow of the Death, che è l'abilità che ci permette di rendere il Warframe con meno armatura in game un vero e proprio tank. Vabbè, poi chiaramente andremo a mettere anche degli arcani che ci aiuteranno in questo, però principalmente la sua tankosità, per così dire, si basa tutta su Shadow of the Death. Come funziona? Essenzialmente, come un vero e proprio Shinigami, un dio della morte, andremo a rianimare fino a 7 nemici uccisi precedentemente. E qui c'è una cosa che solitamente i bersagli non hanno, ossia il decadimento salute. I bersagli rianimati perdono vita ogni secondo. Con la build che adesso vi farò vedere, i nostri animaletti, così i nostri pettini, perderanno il 2% di vita ogni secondo. Si può portare anche all'1%, conviene, sì, per carità, però si può benissimo fare anche a meno. Grazie alla mod specifica per Shadow of the Death, Shield of Shadows, noi otteniamo una nuova passiva su questa abilità che essenzialmente ci fa renderizzare il danno che subiamo noi come Necros sulle nostre ombre. Questo ha un raggio di 50 metri, finché siete a un raggio di 50 metri delle vostre ombre. Il danno viene reindirizzato a loro e non su di voi, e questo danno è del 13% per ogni singola ombra, fino a un massimo del 90%. Quindi con 7 ombre arriviamo, signore e signori, al 90% di riduzione del danno. Ed è questo che vi dicevo prima che rende il signor Necros un bel tank. Nel frattempo vi faccio vedere anche alcune immagini prese da una registrazione di questi giorni, mentre provavo Necros con la build tank che non è completa, mancano da potenziare alcune mod perché sono sempre in carenza di endo. Siamo in Santuario Elite, i nemici sono livello 60-70, siamo da soli.
i nemici di per sé non ci attaccano direttamente perché è pieno di nostre ombre che ci fanno da scudo essenzialmente, e qualora ci arrivasse un po' di danno contro, viene comunque reindirizzato fino al 90% appunto sulle nostre ombre. Nel momento in cui le ombre stanno per morire, ci basta semplicemente premere nuovamente la 4 per rigenerare la loro vita. Altra cosa interessante, molti utilizzano Necros unicamente per il despoil. Questo perché il signorino Necros ha veramente pochissima armatura rispetto ad altri Warframe, no? Tuttavia, grazie appunto alle abilità prima citate, è possibile renderlo un tank decente, con l'abilità comunque di fare il despoil sui suoi avversari uccisi. Non avremo lo stesso range, la stessa portata di una build fatta appositamente per il Desecrate, però questo ci permette di avere un Warframe che fa un po' di utility e che non muoia ogni singolo proiettile. Ecco, ora prima di mostrarvi la build, una piccola considerazione sulle armi da portare con Necros. Il Despoil ci permette appunto, come dicevamo prima, di ottenere più risorse dai cadaveri, dai nemici uccisi, no? Ogni singolo nemico ucciso rilascia, se nel nostro raggio, qualcosa in più. Perché vi dico questa cosa? Perché tra i consigli c'è scritto che combinando armi che infliggono danno da taglio, con Desecrate si creano più parti dei nemici che possono rilasciare risorse. Quindi una o più armi che facciano taglio sono indispensabili per questa build. Io ho scelto il Super Vandal, non fa sempre taglio chiaramente, fa più che altro perforazione, questa è la build, però mi interessava avere l'effetto l'Entropy Burst che dà un po' di energia e di danno tutto intorno a me, non è male. Anche una lancia con molta portata potrebbe essere un'idea, oppure andare direttamente per un'arma che fa tanto tanto taglio come la Paracelsus e vi togliete il problema proprio dalle scatole. Andiamo quindi a vedere questa benedetta build tank di Necros. Queste sono le mod scelte. Come vedete alcune, come dicevo prima, non tutte le mod sono al massimo. Beh, ho fatto un po' i conti e se non ricordo male, Adaptation deve arrivare tipo 8 punti massimo, altrimenti non ci stanno, bisognerebbe mettere una forma Umbral per Intensify per Vitality, quindi chi se ne frega. Anche Equilibrium per esempio si può lasciare a 8 o a 7 e magari portare Adaptation al massimo, questa ve la giostrate voi. Queste sono le mod che io ho pensato. Chiaramente c'è il Despoil, perché Necros è utile principalmente per quello, quindi non mettere il despoil è un po' come darsi la zappa sui piedi. E Shield of Shadow, che è la mod che ci permette appunto di renderizzare il danno sulle nostre ombre. Poi chiaramente abbiamo Corrosive Projection per fare più danno, Power Drift per la resistenza all'atterramento che non fa mai male e più potenza abilità. La prima citata Adaptation, Umbral Intensify, Vitality. Non ho messo Umbral Fiber, tralasciando perché non c'è più spazio, ma perché onestamente il 100% di armatura di 65 non è gran cosa, quindi non serve assolutamente a nulla. Primed Continuity per avere più durata, la durata infierisce, per così dire, sul decadimento della salute, quindi occorre avere un po' di durata in più. E il Transient Fortitude per avere più potenza abilità. La potenza chiaramente vi aumenta sia il danno reindirizzato che il moltiplicatore dei danni, che la riduzione armatura di Terrify, che non è mai male. Ho scelto Arcane Guardian perché vi aumenta, dove subito danni, c'è una piccola probabilità di avere più 150 di armatura per 5 secondi. Io ce l'ho a livello 0, se poi chiaramente lo avete a livello 3,
20% di possibilità di avere 600 di armatura per 20 secondi. Non fa schifo, non fa schifo per niente. Arcane Grace, giusto per avere un po' di rianimazione, di vita, pardon, di rigenerazione in più della vita, che non fa mai male. Tuttavia, con questa build non vi serve. Avete visto che i nemici, tralasciando che i nemici spesso e volentieri non vi attaccano perché attaccano principalmente le vostre ombre, nel momento in cui vi attaccano, non subite poi tanti danni. Con Vitality abbiamo 750 di salute, che non è poco, ma non è nemmeno tantissimo. Però con il Despoil sempre attivo riusciamo più o meno a recuperare tutta la vita. Equilibrium, questa mod, tra virgolette, sconosciuta, l'ho utilizzata unicamente per Necros Prime finora, diventa veramente quasi un must per questo personaggio, perché le sfere di salute ripristinano anche l'energia e viceversa. Più la potenza della mod, più l'efficienza è maggiore. Attualmente ha 5 punti su 10 del 60%. Chiaramente ho anche una build unicamente per il despoil, quindi la portata al massimo, invece di essere 25 metri e 55. Sì, bello, con health conversion le sfere di salute aumentano l'armatura di 450%, di 450 fino a 3 cariche. Non è male, però a livello elevato, senza le Shadow of the Death che si prendono il danno al posto vostro, comunque non si riesce, o comunque io quantomeno non riesco a sopravvivere a sufficienza. Vi parlo specialmente degli arbitrati, ecco. Spero che questo video e questa build vi siano piaciute. Se così è stato, lasciate pure un mi piace e condividete il video con chi vi pare piace. Io sono Etherion e spero di rivedervi alla prossima. Ciao draghi!